presentando proprio in questi giorni una mozione per quanto riguarda l'agricoltura biologica. Abbiamo visto che in Danimarca è stato fatto un progetto molto ambizioso e molto realistico per arrivare al 100% della produzione agricola danese biologica. In Toscana i risultati sono stati abbastanza scarsi nonostante l'investimento. Quindi noi dobbiamo, come ha fatto in Danimarca, cercare veramente un tavolo istituzionale che vada dallo Stato centrale fino ai comuni, per cercare di implementare il più possibile l'agricoltura biologica tramite anche i fondi che arrivano dall'Unione Europea. E questo lo possiamo fare solo con i territori e con i sindaci, oltre che con i consiglieri regionali, con la Giunta, che vorranno appoggiare e sposare quello che non è un sogno, ma la realtà. La Danimarca ce lo sta dimostrando e noi, come italiani, e soprattutto con quel background di cultura agricola che abbiamo, dobbiamo sostenerlo e anzi dobbiamo farcene promotori. Abbiamo delle eccellenze che ci invidia il mondo. E pensare di portare questo a livello biologico, che non significa soltanto una produzione economica, è qualcosa di più ambizioso, è qualcosa di culturale, è qualcosa che riguarda l'ambiente. Ecco, deve essere un dovere anche nostro come consiglieri, e vogliamo che sia anche della Giunta. Io parlo appunto come candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Sansepolcro. Sansepolcro è un paese della Toscana, nella Val Tiberina, e da noi è sentito molto forte il problema dell'uso dei pesticidi. Siamo una valle dove tradizionalmente si coltiva il tabacco e siamo anche una valle in cui c'è una grande incidenza di malattie che sono comunque sia strettamente correlate all'uso dei pesticidi. Quindi noi pensiamo che sia indispensabile un'inversione di tendenza in questo senso e che un'amministrazione comunale debba fare molto in tal senso. Ricordiamoci che un sindaco è uno dei primi garanti della salute e della sicurezza dei cittadini, quindi può fare molto. Prima di tutto può far rispettare le norme che già ci sono, perché ricordiamo che riguardo all'uso dei fitofarmaci in agricoltura ci sono delle normative specifiche che sono quelle previste dal PAN, il Piano di Azione Nazionale sull'uso dei fitofarmaci. Quindi si tratta soltanto di rispettare la legge, cosa che adesso, almeno in Val Tiberina, si sta facendo molto poco, perché mancano prima di tutto i controlli, cioè le entità preposte che dovrebbero essere coloro che appunto verificano che i regolamenti vengano rispettati, adesso non lo fanno. Quindi penso che quella che è un po' anche la scommessa della Val Tiberina, ma penserei di tutta la regione toscana, è proprio questa: arrivare ad un'agricoltura di qualità e che rispetti l'ambiente e la salute.